Bene. Ciao. Aspetta, non mi riprendere. Come stai? Bene. Che terzo anno, Rebecca! Ciao! Oh, dottoressa! Sono come stai? Ciao! Io mi ho seguito. E allora? Passiamo ora però insomma a dire che è stata delle Gasnari, voi state concorrendo per Disse Principessa d'Europa e lei lo scorso anno di questi giorni aveva provato l'emozione di essere incoronata come la più bella principessa d'Italia, Rebecca Gimone. Eccola qua, la principessa d'Europa, che tra qualche giorno, come si dice, abdicherà. Grazie Rebecca, bella ragazza bella. E lei poserà su una di voi la corona, come è accaduto per te lo scorso anno, che me l'hanno posata in testa. Poi avremo modo, dai, avremo modo di conoscere tutte le ragazze, di darle dei buoni consigli in un anno che per te è stato sicuramente impegnativo, ma anche ricco di soddisfazioni. Grazie Rebecca, prego. Giorgio, lascia la impronta. Fermo così. Ma stavo accendendo la mano. Allora, Miss, tutto più le mani. Ok, ragazze, perfetto. Fatto. Ferme un attimo, ferme. Nessuno mi ha fatto un applauso. Ferme, ferme. Gianluca. Fermi. Lo odio con tutto il cuore. Prova in carica la bellissima, la stupenda Rebecca Gimone. Ciao, buonasera Rebecca. Allora, non so se ci hai pensato, ma tra quasi 24 ore sarai tu a mettere la corona sulla nuova principessa. Eh? Che effetto ti fa questa cosa? Sono emozionatissima, quasi come l'anno fa. E sarà un'emozione purtroppo cogliere e togliere questa coroncina dalla mia testa, ma sarà un'altra emozione invece donarla a un'altra ragazza e spero che possa cogliere quest'anno che verrà con immensa gioia, come ho fatto io. Grazie Rebecca. Oh, preciso io, magari qualcuno fraintende, lei dice togliere questa corona in senso lato, questa è la sua corona, ovviamente la nuova Miss ne avrà un'altra nuova di zecca, come è accaduto per lei, però figurativamente dicevo la tolgo dalla testa e la darò all'altra, anche perché domani sera uscirai tu con la nuova corona, non con questa, rimarrà la tua teca per sempre, per tutta la vita, questo bellissimo ricordo. Passo Alex Gardini, tacchete! Principessa, aspetta, un attimo, da Luca mi chiamo, scusa, un attimo.
Facciamo le prove della premiazione e poi proviamo un attimo un'altra volta questa uscita qui. Sì. Loro non escono adesso, no? No, no, perché adesso c'è la premiazione. Quindi rimangono qui? Sì. Io entro? Che non è quella la posizione della premiazione. Ok. Ah. Bella questa. Una comunicazione per i mister, ci sono tutti i mister? Mister, tutti qua avanti, veloci, veloci. Ci stanno toccando? Okay. Ma c'è qualcuno che è un po' capriccioso, qualcuno, sono tutti capricciosi di uomini e donne, puoi fare anche qualche nome, dai. Grazie Paolo, gentilissimo, grazie ancora a noi di Mister che ci vediamo. Con Paolo esce tutto il tuo staff, eh? Sì, no, no, con il te arriva tutto il tuo staff dietro. Però, di te. Però lo proviamo insieme. Ciao ciao! Allora vai. Chiamale tutte, dai, sennò facciamo un. Ma poi struccata, cioè. Facciamo vedere i capelli. Capelli, voilà. Sei un po' in ombra. Meglio così. No. Anzi, voltati dall'altra parte. Dove? Niente. Si può fare. No, non puoi riprendere tutte così, brutte, no, basta, no. Basta. Ecco, vedi? E poi questo primo piano così. Non... Ecco. Ciao. Ciao. Se fai lo zoom al contrario, ti allontani. Sì.